Come tutti i punti di riferimento che poi di cui fanno parte Truffaut e Bellocchio per quanto anche riguarda l'arte della narrazione e anche Philippe naturalmente il nodo della questione era come servirsi di questi riferimenti e come anche liberarsene e come poi riuscire a fare le sue piccole cose a confronto dell'industria, dell'attività industriale che invece svolge Philippe. Per me è difficile sfuggire all'impressione che stiamo parlando appunto in qualche modo di una famiglia, però parliamo di una famiglia che qui è una sorta di nuovo di punto culminante di un modo non di concepire, di vivere il cinema e così, proprio in qualche modo come legame sentimentale, ma trovando in questo la precisione, in qualche modo una precisione tecnica. È giusto il fatto di essere in the middle of the moment, nel cuore dell'istante. Per me il cinema, quello che vorrei chiamare il vero cinema, perché si dice sempre che c'è un vero cinema che ha soldi, un altro che non ha soldi, un vero che può essere distribuito, un altro che non può essere distribuito. Io vorrei chiamare il vero cinema, per me è quello che si gira proprio all'istante in cui si gira. Voglio dire che c'è un essere nel film che stai girando. Mi piace sempre questa frase degli indiani: guarda quando pensi che non ci sia niente da guardare e ascolta quando pensi che non ci sia niente da ascoltare. Io penso che in un momento che siamo infasati di roba, tutti che parlano, tutti che ci danno messaggi, tutti che ci dicono, tutti che ci arrivano mille immagini e non vediamo niente, mi interessa di più stare in un cinema che mi fa riabituare a guardare, a respirare, a vivere il tempo diverso, a non entrare nell'angoscia, è troppo lungo, anche quando sto nel montaggio, perché io poi me lo seguo attimo per attimo, ogni frammento, un secondo diventa la fine, però non mettere la testa, non mettere le tue paure, non mettere le tue angosce, non mettere le tue paranoie, metti quella pancia, ascolta con quella pancia. In quella pancia, penso che sia una pancia comune, no? Una pancia che ci accomuna, noi abbiamo una pancia che ci accomuna a tutti. Sì, la rivoluzione è una cosa positiva, però c'è anche, oppure nonostante ciò, c'è l'arte. E quindi poi dopo Philippe parla di Chantal Akerman che aveva dato un giudizio negativo su Pippo, sul lavoro di Pippo. Allora Philippe e Caroline... sono andati a Roma, hanno visto lo spettacolo e hanno pensato che Chantal non aveva ragione e che invece era un bello spettacolo, che era interessante, che c'erano, insomma, attraverso certe alcune scene, una struttura psichiatrica oppure attraverso la danza si rivelava un universo visionario e che in qualche modo parlava anche di rivoluzione o che era anche in qualche modo rivoluzione. Allora, per quanto riguarda il film Annette Brûlant, sarebbe la sceneggiatura e i dialoghi sono stati scritti insieme a Caroline e hanno cercato attraverso questo film di restituire la dialettica della parola dell'uomo e quella della donna all'interno della vita della coppia. Allora, per quanto